ucciso io, Joshua. Ah, sei sveglio. Sei uno pieno di sorprese. Prima quel trucchetto con Garuda e poi anche l'altra cosa. Non sapevo che ne fossi capace. Neanche lui lo sapeva. Fallo. Uccidimi. Ero io. L'ho ucciso. Ho ucciso Joshua. Ho ucciso tutti. Sono un mostro. E merito solo la morte. Quindi fallo. Finiscimi. Ti prego. Ti prego. Sì, posso ucciderti. Se è quello che vuoi. Ma prima ho pensato di darti il beneficio della mia infinita saggezza. Per come la penso io, diciamo che, visto che sei ancora vivo, potresti anche renderti un po' utile. Vestiti. Per quanto tu sia carino, non sei il mio tipo. Allora ti aspetto nel salone. Grazie la Valchiria Ansiosa, grazie per il raid. Bonsoir, bonsoir. Adesso che cosa farai? Vediamo. Una cosa alla volta, mo. Digeriamo un problema alla volta, mo. Colpa e castigo. Blocco missione. Allora, in alcuni momenti del gioco le missioni secondarie diventeranno temporaneamente non disponibili fino a quando non saranno stati compiuti i progressi nello scenario principale. In questo caso i personaggi con missioni saranno contraddistinti dall'icona. Ok, ma bloccata, quindi certo. Va bene. Ormai sentiamo cosa da dire. Mi rispedirti lì dentro, eh? Poi devi stare calmo, biondo. Allora. Devo dire la verità, le parti qui all'accampamento sono un po' così, nel senso che... Oh, ok, sì, se fanno, però non... Non vedi che sono impegnato? Sì, ma è il mestiere tuo, quindi non rompi i coglioni, aspetta un attimo. Allora, urlo tempestoso cosa... Allora, questi sono gli oggetti forgiabili che noi non abbiamo, naturalmente, e possiamo forgiare. Nessuno di questi abbiamo, quindi sicuramente non andiamo incontro a doppioni. Claymore più 1, 105, 120, la spada bastarda più 1 si potrebbe fare, anche se poi c'è questo qua. L'urlo tempestoso mi sembra intrigante come cosa. Le sue urla, i venti diventano tempesta. Noi abbiamo questa qua al momento. Dove stava? No, questa, rinforza. Dove cazzo sta? Noi abbiamo già la Claymore, che fa 100 e 100. Quindi, io direi l'urlo tempestoso si potrebbe anche forgiare. Sembra... Sì, io sto ancora spippolando. Sembra piuttosto interessante questo capitolo. Sì, questa qua la farei. A parte che fa più danni già di quella che abbiamo adesso, quindi. Poi secondo me anche caruccia ha il suo perché. Va bene, facciamo l'urlo tempestoso. Vada lei. Meno un graffio, eh? Sì, lo equipaggiamo. Qualora lo volessimo rinforzare, non è fattibile. No, l'urlo tempestoso però non si può rinforzare. Ok, va bene, va bene. Mentre cos'altro possiamo forgiare? Fascia scura. Allora, intanto vediamo quello che abbiamo noi. Una di queste ce l'avevamo, mi sa, però.
Sì, per mo' sì, dammi un attimo che devo capire che cazzo ci abbiamo. Allora, la spada va bene. Questo qua 23 di difesa e questo 15. Così andiamo a vedere cosa possiamo mettere. Nel mentre qua avevamo l'anello della rapida assistenza, concentrazione, guarigione. Pozione quando i tuoi PV scendono sotto una determinata soglia, si sembra sbaglio. Rallenta il tempo. Ok. Quando i vergini comandi animali si attivano automaticamente. Questi sono tutti utili. Ma più che altro vorrei andare a vedere cosa abbiamo sbloccato. Il favore del fuoco, ondata incandescente, volontà del fuoco. Aumenta il 10% di danni volontà di fiamme, aumenta il 9% di danni, quindi ce ne frega un cazzo questo, ok. No, magari quelle di difesa 23 e 15 si potrebbe anche fare. Poi andiamo a vedere anche le abilità. Garuda incanalata, abbiamo incanalato Garuda, giustamente. Abbiamo 1000 punti abilità. Si potrebbe fare per aumentare la potenza di un incantesimo. Rilascia per lanciarlo. Ok, oppure di qua cosa abbiamo? Questi sono quelli che abbiamo sbloccato. Però dipende dove cazzo lo... Che insegue lentamente i nemici circostanti. Una volta intrappolati scatena su di loro diversi attacchi. Bello, ma costa troppo. Quindi dobbiamo tentare un pochino. Attendere un pochino. Allora vabbè, 23:15. Vediamo se qualcosa che possiamo forgiare. Forgio qualcosa per te. Lascia scura più uno, vai, va. Durerà un bel po', vedrai. Speriamo per te. Questo ci dà anche più salute, questo più difesa. Facciamo direttamente questo. Artiglio di viverna, scaglia contorta, vai con questo. Modestia a parte, davvero niente male. Molto modesto, dobbiamo dirlo. Questo non si può rinforzare per il momento, questo neanche. Fascia scura più uno, fascia scura. Questo sì, in realtà. Fascia scura più 2, cintura di ferro, vabbè, quella che avevamo prima. Fascia scura, va bene. Meteorite e rabbia della valle, la usiamo tutta, poi. Questo qua, meteorite e cenere magica, questo invece si può fare. Non un capolavoro, ma può andare. Ok. Alla prossima. Va bene, comunque Gigione giamenti a parte. Ah, sei uscito dalla cripta. Si vede, sai? Ma ti ringrazio per la cortesia di esserti coperto. Taci. Ah, hai energie per ribattere. Senti, allora, abbiamo un incontro con Gav. Se l'avessi dimenticato, sei il motivo per il quale si è messo a indagare. Per niente. Allora, ascolta. Mentre dormivi nella cella, Gav si è impegnato per scovare il dominante. E secondo il suo rapporto, ne ha fiutato le tracce. Gav si è fatto in quattro per te. Il minimo che tu possa fare è ascoltarlo. L'incontro è alla cascata del re. Muoviamoci. Quando sei pronto, partiamo. Per me possiamo partire pure adesso, comunque. Ah, ok. Grazie Gibo Gibo, grazie per i 46, grazie mille, bonsoir. Attenzione, che si avvicina Arturino, eh. Stiamo calmi, stiamo calmi. E vediamo. Tu che cosa vuoi? Fa vedere che vendi, giusto? Se vuoi così. Comprare qualcosa, fai in fretta. Uè, madonna, questi proprio venditori nati, eh? Che cazzo. Fascia dorata c'era. Mortacci tua, to. La potevamo comprare questa invece di farci forgiare l'altra da quello stronzo.
Vabbè, che forgiare tutto sommato ci può stare. Ci può stare. Soffio del vento. Riduce il tempo di ricarica di arrocco della torre. Fila via adesso. Va bene. Allora, cos'altro? Ok. Va bene, ma quindi andiamo direttamente alla cascata del re, come ci vogliamo regolare? Penso di sì. Noi siamo qua, ma penso che possiamo andarci direttamente. Andiamo diretti, dai. Sì, questo me l'avete detto in realtà, premendo questo mentre ci fa vedere cose, ci fa vedere personaggi, eccetera, sì. Grazie Dark Angel, grazie per i 9. Bonsoir, bonsoir, grazie mille per la resub. Questa era una fiorente via commerciale. Poi giunse la piaga. La gente emigrò e la via venne abbandonata. Ora è la scorciatoia perfetta. Gab ci attende, andiamo. Ti stai ancora autocommiserando? Ti prego, basta. Riflettici bene, Clive. Tutte le voci indicano che... Era un segnale imperiale. Perché sono qui? Il Bella con quella spada, eh? Le chiacchiere attenderanno. Devo scoprire che cosa combinano. Va avanti e raggiungi Gab. Ma sappiamo entrambi che... Niente ma, intesi? Molto figa la spada che abbiamo forgiato. Sì, no, mica perché è verde. Ci mancherebbe altro. Il verde è il plus. Guarda là. Sapim. Cacciatore e preda. Ridicolo, sono io. Il dominante del fuoco. Le ricerche di Gav sono inutili. Attestiamo? Altri morti. E per cosa? Vai! Sai cosa fare, bello? Vai, ci sono un po' di sciabolata mobile. Vai! È finita. Attenzione, di collo pieno. Rinvio dal fondo. Troppo lento. Vai. Lì, bello. Vai. Sai cosa fare, bello. Ok. Guarda con che agilità, eh. Allora, aspetta, come si faceva? Cliccando così ci faceva vedere dove dovevamo andare. Ok. Meno male che c'è il cane che capisce sa dove dobbiamo andare. Dimenticato le pozioni, in che senso? Di comprare? Sei cattivo? Si spacca il culo, questo è grosso. Uomo bestia! Ah, il massimo, bello! Madonna, ma appiccica con te! Ah, qua se cambiamo e facciamo così dovremmo poterlo buttare a terra. Mordi, torda! Dai! Lì, bello! Però di pozioni... ce... Ah, no, ce n'abbiamo una. Vai!
E sopra non tu. Scusa, ma le pozioni non ce l'avevamo prima. Che cazzo di fine hanno fatto? Le abbiamo usate? Che c'abbiamo l'anello che le usa lui magari quando se lo incura. Possibile? Lasciarli scappare. Vai, bello. Sai cosa fare, bello. Di qua. Ah, lo usate da solo. Cazzo, non mi sono reso conto. Però. Vai, bello. Vai. Sono grosso di bello allora. Sai cosa fare, bello. Dai il massimo, bello. È un grosso problema. Anche perché non ce le dà manco per sbaglio qua. Che poi sempre la signora le vendeva, mi sa, o no? Però era così antipatica che ce ne siamo andati su. Perfetta, però... Sid. Proprio in mezzo a una tana di bestie feroci. Ok, una pozione l'abbiamo trovata. Però non me l'ha aggiunta. Possibile? Ho raccolto una pozione. Pozione potente, infuso di pietra, infuso rafforzante. Che cazzo ha messa quella che ha raccolto, scusa. La usate in automatico l'anello. Mancherà molto. Ma che cazzo? Ma un po' di salute la possiamo pure lasciare così a cazzo di cane, eh? Negate, usa subito. Che cazzo è st'anello? A sfregio proprio. Mordi, Torgal! Cioè, anche meno ne può usare. Vai! Sai cosa fare, bello? Ne fa un abuso. Lì, bello. Anche perché in realtà di solito l'anello dovrebbe usarla quando siamo in fase morente. In linea teorica. Vai, bello. Sai cosa fare, bello. Mordi, torta. E fini, vai. Basta così. Sai cosa fare, bello? Di qua. È finito. Ok. Sì, a volte... Tanto comunque noi la... Sperando di non morire male perché magari mi distraggo. Io l'ho messo perché di solito mi distraggo. Però vedi, quando scendono sotto una determinata soglia, mo bisogna capire quale cazzo è sta soglia, ma pare che è un po' troppo bassa, eh. Potremmo mettere questo per apparare, che magari le pozioni ci curano di più. Aumenta l'attacco di 7. No, aumentiamo l'attacco di 7, va. Non è tantissimo, è meglio un calcio in culo. Oddio, stanno andando giusti per almeno. Pozione, ok. Andiamo. Fatemi passare. Vai, bello. Carità, a stracellarci stracchiano spesso. Dai, massimo, bello. Di qua. Lì, bello. Mordi, Torgal. Stavolta no.
Vai, bello! Sai cosa fare, bello? Inizia a distanza, bello. Ok. Grazie Simo, grazie per i 20. Bonsoir, bonsoir, ben ritrovato. Grazie mille. Aspetta che possiamo anche restare cagnozzo. Fai il cocco, leva. C'è sta da una mano. La zampa. A distanza, anche lui wireless. Va bene. Va bene. C'è, bello. Prendetelo! Non deve scappare! Troppo in difficoltà, eh. Andiamo lì a dare una mano, ma... Chi va là? Ma guarda, un disertore! Prendete la sua testa! Fuori dai piedi! Hai fatto la tua figlio. Scelta! Morti, questo non gli faccio niente. Molto bene. Prendiamocela con gli altri prima. Sai cosa fare, bello? Vai. Sei. Di qua. Lì, bello. Ok. L'attivo che è più cazzuto. Era più cazzuto, vedi. Dai, state, sta a posto. Pare. Gli è andato. Cazzo. Eccolo lì! Non deve scappare! Fate, con calma, sì, mannatele un altro po', no? Tanto che stiamo a fare. Eccolo che arriva l'amico nostro. Anche se poi sputa Dai. Sangue. Però. Com'è la situazione? Sei in ritardo! E Goffe dei guai! Cosa? Hai gli imperiali alle costole! Raggiungiamolo prima di loro! Ho capito. Ragazzi, però la spada non è quella, o sbaglio? Ci sono non obiezioni? Io prendo il drago, tu prendi il dragone. Aspetta, in che senso? Vai, bello! C'è un problema con il drago dragone qua. Padre padrone, drago dragone. Aspetta, questo lo posso conoscere pure lui, eh? Guarda. Non dall'altro. Mori, bastardo! Fatto più male a me. Cazzo. Mi spiace, non potrò esserti d'aiuto. Andata! Uno in meno, ne resta un altro. Vai, bello. Non gli facciamo un cazzo niente a questo, però. Lì, bello. Mordi, torta. Merda. Vai. Ah sì, ma quello che se lui si era avviato quell'altro era molto più farlocco, si crede. Vai, bello! Lo devo uscire facile. Ma da quando quei bastardi volano?
Ma più che altro come cazzo lo fa, ma fa scendere? Dovrà può scendere. No, ma... Che perdita di tempo. Forza, facciamola finita. Se vuoi una mano, sì. Chi è? Ok. Buono che livelliamo, poi vediamo anche se famo moneta da investire nell'esperienza e abilità. Forza! Vabbè, ha ripescato però, dai. Tutto sommato. Grazie Casira, grazie per il 67. Grandi numeri. Grazie, grazie mille. Ecco fatto. Clive non ha il tuo naso, dicevo. Finirà in un burrone, dicevo. È questo il problema con il mio naso. Lo ficco tutte le volte dove non dovrei. Se non fosse stato per voi, questa sarebbe stata la mia fine. Grazie. Davvero. Quindi, novità? Beh, ho scoperto dov'è diretto il vostro amico. Gav. Io... Lui e la sua compagna sono diretti alla tua vecchia patria. Rosaria. Sapeste come hanno ridotto gli imperiali che hanno cercato di fermarli? Non c'è alcun dubbio. Lui è un dominante del fuoco, per forza. Non può essere. Clive, ti ho visto trasformarti in Aecon con i miei stessi occhi. E sì, probabilmente hai ucciso tu la Fenice. Ma non eravamo soli, no? C'era quel tizio che è entrato nel vortice. Sì. L'ho visto. Non era un sogno. È là fuori. Ma chi diavolo è? Può essere sempre la Fenice, che ne sai? Non ne ho idea. La Fenice rinasce. Ma so una cosa. Lo troverai e lo scoprirai. Dopotutto hai giurato. Cosa? Sto cazzo. Di vendicare la morte di tuo fratello. Di non fermarti finché non avrai ucciso il responsabile. E quindi scopri se il responsabile è lui o togliti la vita. Sid, io... Non ringraziarmi, ringrazia lui. Grazie, Gav. Che vuoi che sia?
Quest'anno gli uccelli non sono tornati. Le terre morte avranno inghiottito i loro nidi, immagino. Non resta molto tempo. Saremo a Rosaria tra un giorno o due. Dove tutto ha avuto inizio. Il bimbo fenice prodigio. Devo fermarlo. Attenzione, con quale suspense, con quale suspense. Allora, Clive sta qua, eppure lui deve andare... Ah no, al rifugio dobbiamo andare. Andiamo al rifugio, va. Vediamo. Scagliava lapilli di fuoco come fosse un dannato vulcano. Hai mai visto un vulcano? Cosa? Credi che ti prenda in Clive! Giro? Clive! La tua amica è sveglia. Bene. Va da lei, idiota. Bene, gente, basta oziare. Guts, con me. Gav, fatti controllare le ferite. Dimmelo chiaramente. Quanto tempo mi resta? Allora? Tutto a suo tempo. Ma prima spostiamoci. Gira. Allora, pozioni. Pozioni, ricordiamoci. La signora simpatica? Signora simpatica? Sì? Vende pozioni? Stai calmo. E tu che cosa vuoi? Le pozioni. Cioè le pozioni. Brava. Brava. Non troverai un prezzo migliore. No, però una pozione. Dai, questa anche meno, dai. Stammi bene. Arrivederci, cara. Non mi va di perdere un cliente. Hai visto. Simpatico il Moguri, eh? Andiamo a vedere. Meglio sistemare questa ringhiera. Andiamo in infermeria. C'è la signora. Signorina, faccia lei. Ah, pensavo di volesse dare una sciabolata. È vero, dunque. Sei davvero tu. È così. Clive. Sei vivo. Anche tu. Questa è quella che si era caricato che non stava... Non riesco a crederci. Che non si era riconosciuta all'inizio. Cioè, non si erano riconosciuti all'inizio. Le ferite sono a posto. Ma perché mi sto... Sì. Sto a capire un cazzo. Daria mi ha detto tutto. Mi hai salvato la vita. Ah, ok. Dopo che te l'ho quasi tolta. Non avevo idea. No, perché con tutti questi personaggi poi hanno tutte le facce quasi uguali. Li fanno come molto... Come ti sei ritrovata no. Lì, Jill? So io che ho sti problemi con i Final Fantasy. Per loro. C'hanno tutte queste lineamenti delicati che sono tutti uguali, maschi, femmine. Ci invasero poco dopo l'arrivo delle notizie di Porta Fenice. Rosaria aveva perso i suoi capi. Il ducato era nel caos. Il Fiat. Il regno di ferro vide la nostra debolezza e allora colpì. Uccisero gli uomini. Sì, sì, quella che si conoscevano da bambini. Bambini, da ragazzetti. E così ti portarono a Ferraria. Volevano divertirsi con me prima di uccidermi. Ma io non morì alla fine. I miei poteri si risvegliarono. E cambiò tutto quanto. Accadde così in fretta. Ci dissero che i Sangueferreo avevano preso una dominante.
e che volevano portarla nella loro crociata. Mi offrirono una scelta. Combattere per loro in battaglia o vedere massacrate le mie compatriote. E ci chiamano dominanti. Cosa? Che è successo, Clive? Che è successo a Porta Fenice? È un macello. Sono stato io. Ho ucciso Joshua. No, non è vero. Ti conosco, tu non lo faresti mai. È la verità. Mi sono ritrasformato in lui. Poco tempo fa. Il secondo Aegon del Fuoco. Il responsabile. Clive. Quando ripenso a quella notte... Che magari l'ha detto Suka, non me. L'uomo incappucciato. Mi ha parlato. Che cosa ha detto? Swansea. Ti abbiamo trovato. Cosa intendeva? Clive, dobbiamo tornare lì, a Porta Fenice. Devo sapere che è successo. E anche tu devi saperlo per certo. E se quello che mi hai detto è vero, e hai fatto quello che hai fatto, allora lo affronteremo insieme. Jill, io... D'accordo. Dovrai cambiarti i vestiti, allora. Fuori, vostra signoria. Non vogliamo certo che vi emozioniate troppo. Scusa. Ci vediamo presto, Claire. Ok. Dovrei prepararmi. Ci attende un lungo viaggio. Sì, è che glielo di a sta signora. Già ci siamo comprati quello che dovevamo fare, però vabbè, comunque. Che cosa vuoi? Non lo so. Salutarti. Stiamo partendo. Sì, ma non gliene frega un cazzo la signora, mi sa. Ottima decisione. Meglio che stare qui e farsi ingoiare dal nero. Dovresti ringraziare quella ragazza per molte cose, sai? Tipo? Lo so. E lo farò. Ora, che cosa vuoi davvero? Sappiamo entrambi che non sei venuto per chiacchierare. Guarda, io non lo so onestamente, mi hanno detto di venire qua. E quindi non saprei. Lama di Gaia 140 e 140, vedi, è già più cazzo di quella che abbiamo adesso. Però sto cazzo che la compro, mo l'ho fatta quella. Tu me spunti con le altre armi così a piacere, no? Me tenga la mia, vaffanculo. Pure questa ho pure migliorata, mortacci su. Vale la pena 1500? No, non vale la pena. Le pozioni le ho appena comprate. Una potente pare brutto. Via lava. È quasi regalato, lo sai? Sto cazzo, è quasi regalato. Va pure allora. Quasi però. E buona fortuna. Forse dovrei ringraziare anche Gav. Faccia lei, se vogliamo. Stava a scopa con l'infermiera, mi sa. Quindi ormai hai deciso, sì? Partiremo per Rosaria il prima possibile. Un viaggio nei ricordi, eh? Rosaria non è più quella di un tempo, Clive. Non da quando sono arrivati gli imperiali. Al primo problema correte subito al rifugio di Marta e chiedete della proprietaria. Marta, crede nella nostra causa. Ditele che siete con Sid e vi aiuterà. D'accordo.
Piano, che quello è il braccio scassato. Senza te sarei perso. Sì, faccio solo il mio lavoro. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Tu sta attento, d'accordo? Detesto gli addii. Dov'è Sid quando serve? Portagli i miei saluti quando torna. Sì, lo farò. Scusa per l'attesa. Pronta, mia signora. Pronta. Ok, signori, qua mi sa che ci attende un lungo viaggio, come ha detto, una gran scarpinata, un sacco di botte, un sacco di cose. Io posso salvare qui? Neanche per il cazzo. E scusa, se faccio così al rifugio mi fai rientrare qua, poi me ne rivado io con calma. No, perché da sta schermata non ci fa neanche salvare la partita, quindi mi sa che conviene fare così, in modo tale che io possa salvare, giusto? Se poteva salvare manualmente. E poi dalla mappa ce n'hanno a mondo cazzo ce pare. Bravi tutti, bravi tutti. Va bene, signori, per questa sera direi che ci possiamo salutare qui con Clive e la banda al seguito. Spero che vi sia garbata questa live. A me, onestamente, tanto questa parte che abbiamo fatto stasera. Soprattutto la parte, la prima parte dove abbiamo fatto quegli scontri epici molto belli. Sia le boss fight, sia per quanto riguarda lo stile dei personaggi, dei boss, di loro quando si trasformano. E le musiche delle battaglie, veramente figo figo. Quindi spero che anche nel prossimo un po' di botte ci usciranno, ma sicuramente, molto molto figo. Va bene, va bene.